Natale vi presento una delle nostre creazioni facili e veloci da fare nel 2024-2025 per regalarlo o indossarlo noi. Questa volta vi parlo di questo scaldacollo che in realtà è una maxi sciarpa infinity e che va bene sia da donna che da uomo. Io l'ho chiamata braccio, questo perché il filato che ho utilizzato si chiama braccio ed è della Mistrico Filati, questo fantastico gomitolo di microfibra grossa, e io lo adoro per l'inverno. Sapete che ho fatto anni fa uno scaldacollo sempre con l'abbraccio ma ai ferri, vi lascio il link in descrizione. Questa volta l'ho fatto appunto all'uncinetto, però è una maxi sciarpa, dopo ve la faccio vedere bene. Il colore che ho scelto io è il colore jeans, che è il numero 33, perché lo trovo perfetto appunto per essere indossato con più frequenza, ma come vi ho detto può essere fatto sia da uomo che da donna, quindi potete utilizzare diversi tipi di colore. Oltre a questi che vi sto facendo vedere, questo ottaneo, questo bordeaux bianco, sul sito trovate anche un grigio scuro, un verde, tonalità di lilla, quindi potete farlo anche sia versione femminile che versione maschile. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato due gomitoli lavorando con l'uncinetto del 5,5 e va benissimo per qualsiasi taglia. Questo perché adesso me la levo, così vedete, è molto lunga, è una sciarpa infinity, guardate quanto è lunga, che serve appunto per essere indossata o come scaldacollo, come in questo momento lo sto indossando io, per coprirvi soltanto dietro al collo se magari entrate in qualche negozio, in qualche ristorante, quindi non volete togliervelo del tutto perché volete che vi mantenga caldo al collo, ma lo potete indossare appunto come una sciarpa. È lunga 185 cm, larga 20 cm, quindi è perfetta per tutte le taglie, non vi stringe anche quando dovete andare a fare il doppio giro. E il punto è semplicissimo, è un giro che va sempre ripetuto, quindi anche qui è facile e veloce proprio per questo. E come sapete, io preferisco sempre utilizzare dei punti semplici quando faccio queste creazioni rapidi e veloci, proprio appunto per poter farle nel breve tempo possibile. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sul mio sito o sul mio sito no, o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maxi sciarpa, che in questo momento lo vedete che lo sto lavorando, ma in realtà diventerà una maxi sciarpa infinity, quindi verrà chiusa, e vi farò vedere naturalmente come, per poterla utilizzare anche e soprattutto come scaldacollo, io ho deciso di utilizzare il filato a braccio della Mistrico Filati, questo fantastico gomitolone, guardate qui che meraviglia, del 100% microfibra però doppia. Io ho scelto di utilizzare il colore 33, però qui come potete vedere, che è il colore jeans, qui come potete vedere ci sono anche altri colori a disposizione, sono uno più bello dell'altro, e sul sito ne trovate anche di più. Io ho deciso di optare per un punto piuttosto chiuso e anche un punto che definirei maschile. Questo perché potreste fare questa creazione anche versione maschile, quindi utilizzando un colore scuro come il verde che trovate sempre sul sito, il nero o anche il grigio scuro. Quindi vi potete sbizzarrire a fare questo progetto facile e veloce anche in versione maschile. Vi dico anche che io lavorerò con l'uncinetto del 5,5. Qui ho montato un totale di 21 catenelle, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 6, a cui vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine, quindi ho ripetuto 3 volte il motivo e poi sono andata ad aggiungere le ultime 3 catenelle. 6, 6, 6, 3 catenelle. Così ho una larghezza di circa 21 centimetri, che per me vanno benissimo. Naturalmente potete farla anche più larga, e in questo caso dovete andare a aumentare 6 catenelle in più. Dipende da come la volete fare. Siccome io è un finiti, quindi farà 2 volte il giro intorno al collo, ho preferito non farla troppo alta, ma appunto bassa, in modo tale che non dia troppo fastidio. Però se voi amate invece quegli sciarponi belli, grossi attorno al collo, potete aumentare di altri 2 catenelle. Di un altro motivo. In questo caso, naturalmente, rispetto a me dovreste andare a prendere un gomitolo in più. Io credo che utilizzerò un totale di 2 gomitoli. Sto per terminare il primo, devo iniziare il secondo, ma non penso che ne utilizzerò 3, perché già con uno mi sono accorta che sono, diciamo, a metà dell'opera. Quindi io utilizzerò, e penso ve l'avevo detto anche all'inizio, comunque se la volete fare più alta dovete comunque andare a prendere un gomitolo in più rispetto a me. Detto ciò, io adesso vi faccio vedere come andare a fare questo giro. È un giro solo che va sempre ripetuto, però lo utilizzerò un altro filo, in modo tale da farvi vedere bene, perché ho paura sempre che quelli troppo scuri diano fastidio, anche perché dalla telecamera questo sembra più scuro, quindi preferisco utilizzare un filato un po' più chiaro per farvi vedere appunto il motivo che dobbiamo andare a realizzare.
Quindi lavorerò sempre con un 105 e mezzo, qui ho un filato più chiaro in modo che si possa vedere la lavorazione. E andiamo a fare 3 catenelle che sono, scusate, 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella terza e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, catenella e si ricomincia da capo. Quindi vado nella catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. Devo farne sempre un totale di 3, quindi una, successiva 2, successiva 3. Catenella di separazione, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi di nuovo 3 maglie alte. Una, due, sempre nella catenella successiva e 3. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la prima catenella e facciamo una maglia alta non chiusa. Saltiamo una catenella e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme. Catenella e quindi abbiamo ripetuto il nostro giro 3 volte. Dobbiamo terminare la lavorazione. Vado nella catenella successiva e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi una, catenella successiva 2, catenella successiva 3. Come sapete, io faccio sempre qualche catenella in più per essere sicura quando vado a fare le lavorazioni di andata e ritorno, quindi posso tranquillamente poi sfilare e chiudere così il giro. Ora, come vi ho detto, questo è il giro che va sempre ripetuto, quindi ci giriamo e vi faccio vedere come va ripetuto e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sulle successive 2 maglie alte, quindi una e due, per avere sempre 3 maglie alte. Catenella di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e 3. Catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, si ricomincia. Maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre. Catenella di separazione, maglia alta nell'archetto non chiusa, maglia alta nell'archetto successiva, sempre non chiusa, le chiudo insieme. Catenella. Terminiamo il giro, maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due e tre, entrando nella terza catenella. E si ripete, quindi questo è il giro che va sempre ripetuto. Quindi diciamo che questo era il giro base, questo è il giro che va sempre ripetuto fino alla lunghezza necessaria. Io naturalmente adesso vi dirò quanto l'ho fatta lunga il nostro chiamiamolo rettangolo, questa striscia, e poi vi farò vedere anche come andarla a cucire per crearla infinity e quindi usarla anche come scaldacollo. Ho terminato la mia lunga striscia, il mio lungo rettangolo e l'ho fatto lungo in totale 185 centimetri, lavorando due gomitoloni, quindi ho terminato due gomitoloni dell'abbraccio. Vi ricordo che come altezza, quindi come larghezza, io ho 20 centimetri, invece tutta la lunghezza è di un totale di 185 centimetri. Adesso ho piegato la lavorazione, vedete, facendo combaciare qui i due lati più corti che adesso andrò a cucire assieme in modo da trasformare questa sciarpa in una sciarpa infinity e in modo da poterla poi indossare come uno scaldacollo, quindi 2 volte intorno al collo. Quindi adesso io prenderò sempre il mio ago da filo e andremo a cucire questa appunto questa sciarpa per crearla appunto infinity. Il tipo di chiusura che farò è molto semplice, non faccio altro che passare da una parte all'altra in questa maniera, cercando di non tirare troppo il filo, così. Quindi una cucitura davvero semplice semplice.
e cucirò naturalmente per tutto il lato. Dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a mettere dove qui invece ho il mio catenella saltata, perché questo era l'inizio, questa è la fine. Dove ho la maglia alta, qui vado dove ho la catenella di separazione. E continuo a cucire così per tutto il giro, chiudendo appunto la lavorazione, quindi molto semplice. Una volta terminata la cucitura, nasconderò il filo e la sciarpa Infinity scaldacollo sarà terminata.